zuppa rustica. Ora andiamo a vedere la lavorazione di questa ricetta. Prendiamo un tegame, lo mettiamo sul fuoco, gli aggiungiamo un filo di olio di oliva extravergine. Ora aggiungiamo 50 g di soffritto pronto e facciamo leggermente rosolare. Ecco, adesso è già rosolato. Andiamo ad aggiungere 212 g di zuppa legumi e cereali. Ora aggiungiamo 200 g, cioè un mestolo di buon brodo, un brodo vegetale. La portiamo a ebollizione, aromatizziamo con qualche foglia di salvia, la scaldiamo ancora. Ecco, la nostra zuppa ora è pronta per essere impiattata. Ora andiamo ad ultimare con due crostini tostati, che li abbiamo fatti col pane da bruschetta, una macinata di pepe e un filo di olio crudo. Ecco, il piatto così è ultimato, finito, è estremamente veloce, semplice da fare. Chi vuole, alla fine può mettersi un po' di parmigiano grattugiato sopra.